una parola e quattro storie. Piacere, ciao Marco, grazie, piacere mio. Serena. Allora, il tuo è un libro che parte dal significato etimologico della parola felicità, però io con te vorrei partire da una delle poche cose personali che racconti nel libro. Tu racconti che a un certo punto nella tua vita, lui è uno scrittore, insegna lettere, vabbè, lavora all'università, poi insomma ha pubblicato già con successo altri romanzi, premi, eccetera, decide di fare il clown negli ospedali pediatrici, giusto? È stata un'esperienza, sì. E tu racconti e dici, io arrivo nell'ospedale, vedo i bambini che stanno male e ti blocchi. E vado in pappa totale. Sì, è stata una piccola esperienza che avevo provato a fare con un mio amico, cioè quella della clown terapia, sostanzialmente. Certo, beh, è una cosa meritevole, fai volontariato negli ospedali per i bambini. Ovviamente. Per fare volontariato con chiunque, particolarmente con bambini in una grave situazione di difficoltà, c'era un piccolo corso preparatorio e da questo corso preparatorio poi tu entravi nelle stanze dell'ospedale e avendo preparato un piccolo numero sketch, ma esatto, un piccolo solo che sketch, tutto quello che tu avevi preparato, arrivi lì e vedi il dolore dei bambini, vedo il dolore viso scritto in faccia e mi blocco. Il e mio che amico cosa va ti avanti ha detto da il tuo solo amico, poi il mio amico innanzitutto va avanti da solo guardandomi con uno sguardo da killer, sostanzialmente, non perché mi puoi lasciare qui lo da abbandono solo, E quando io torno indietro, in realtà l'infermiere mi dice una cosa: se non sei felice tu prima, non puoi dare felicità agli altri. E questo è stato, devo dire, un avvenimento personale in ognuna delle quattro storie di questo libro, perché le parole le capisci molto di più quando ti arrivano a toccare direttamente, no? Capita per le parole più, diciamo così, più frequenti, dall'amore alle difficoltà, e capita e per la felicità. Questo è davvero un insegnamento fondamentale per la vita di ognuno di noi. E tu, per parlare della felicità, molto interessante questo, io non lo sapevo, però l'etimologia della parola felicità, per i greci si diventa felici quando si prende in mano il proprio destino. Per i romani la felicità, felicitas, è un dono di sé agli altri, è nutrimento collettivo. Per gli ebrei è il cammino verso Dio. Per gli anglosassoni è accettare che le cose accadano. Ecco, per te tutto che cos'è giusto la felicità? Ma allora, la felicità è innanzitutto la parola più indefinibile del vocabolario. Ed è giusto che se provassimo a fare un gioco adesso, in questo momento, ognuno di noi potesse scrivere la propria definizione su un post-it, ne uscirebbero definizioni diverse quante sono Sai le persone. Sai che mi viene in mente il più grande mainstream della felicità nella musica italiana? 1, 2, 3, Albano e Romina. Romino con un panino. Certo, è inevitabile. Dai, vediamolo, ce lo meritiamo. È vero. Felicità. È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, 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 è un bicchiere di vino con un panino, la felicità, lasciate un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e restare due voci quanto mi piace, la felicità. Bicchiere di vino con un panino. Beh, innanzitutto quella è la felicità. Sono due parole la cui rima nella storia della lingua italiana resterà per sempre. Vino e panino, dopo questa canzone, sono proprio fissate per sempre. No, secondo me non è felicità, è contentezza, che sono due parole diverse. La contentezza è, c'è una pagina molto bella dello Zibaldone di Leopardi, che la contentezza che non etimologicamente era un uomo felice, però Leopardi che parla di no, è un uomo che l'ha ricercata moltissimo la felicità. Sì, no, è una battuta sciocca, però vabbè.
dove dice che la contentezza è sapersi tenere, continuo tenere con quello che si ha. Mm. E quindi quando si ha un bicchiere di vino e un panino si è contenti di accontentarsi. È molto accontentarsi rischia di essere meno, riduttivo. Accontentare è godere di quello che hai. Godere di quello che ha. Cioè che è giusto. Reputo ciò che ho un qualcosa di sufficientemente degno per godermi la vita. Questo non significa che non abbia delle mancanze. giusto? Sì, fino a qui sì. E dunque, questa assomiglia di più alla contentezza, la canzone di Albano e Romina. Ah, okay. È vero anche che, secondo me, se prendiamo ad esempio il linguaggio della pubblicità, che ne usa tantissimo la parola felicità, c'è o una riduzione alla contentezza, la felicità è il biscotto, il prodotto, oppure è un'esperienza mega galattica che non si capisce nemmeno in che cosa consista. In realtà la felicità, e questo è un po' il tentativo del libro, il succo del libro. Quello di indicare delle strade, dalle civiltà che ci hanno preceduto a quelle con cui camminiamo insieme. E che infatti le quattro definizioni nelle quattro etimologie sono molto interessanti. Peraltro lui apre con un aneddoto, no? Perché tu, c'è un suo amico che si è comprato un nuovo telefonino e tu gli dici sei felice? E quello dice ma che c'entra? E sono i lapsus, siamo tutti figli di Freud, sono i lapsus per cui pensi che la felicità sia il possesso di qualcosa. In realtà se vai a vedere le parole e te ne prendi cura, hai la possibilità di inquadrare meglio dei concetti. Cioè, sapere oggi che la parola felicitas, da cui la nostra felicità, deriva da un verbo che vuol dire allattare, felo, non è una cosa da poco. Che è il prendersi cura dell'altro, per dei romani. La ricchezza della donna si fa vita. Sì, la felicità deriva dall'etimologia di allattare. Sì, dal verbo felo, che vuol dire allattare. Ecco, e una mamma lo sa ecco quando... Ecco perché a me piaceva così tanto questo rapporto che poi si ha col proprio figlio, dell'allattamento. Quella felicità, che, certo. Me l'hai detto tu oggi, perché era indescrivibile. Sono venuto da Milano apposta. pensa che... il verbo felo, allattare, cioè come cambia avere l'immagine, no? Se io dico allattare, già tu non sei più solo sulla scena con la tua possibilità di comprarti il telefono, ma se c'è qualcuno che allatta, c'è qualcuno che ha allattato. E nella lingua latina, chi allatta e chi ha allattato si dicono tutte e due con la stessa parola, che è felix. E quindi la felicità è la ricchezza che la donna ha e che gode nel darla al figlio che vede crescere. Quindi io sono stata felice. Vabbè, tante cose che pensa che in dialetto napoletano. Quindi un uomo non può essere che felice allora, che non allatta. Allora, no, il discorso non va preso da questo punto di vista che è di contrapposizione. Però io credo che siamo finalmente in un momento in cui le questioni di pari opportunità, il ruolo della donna, ancor di più ha senso conoscere la ragione di queste parole che indicano evidentemente Poi ci danno maggiore consapevolezza. Piero Angela che parla di felicità, grande maestro. Cos'è la felicità? È davvero qualcosa che può durare o è soltanto un sentimento forte per un breve momento irripetibile? Filosofi e psicologi si sono spesso cimentati a cercare una definizione. Altri invece hanno pensato di usare più semplicemente un metodo statistico, con uno studio longitudinale su un campione rappresentativo di individui. Ma cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che il famoso «e vissero felici per tutta la vita» lo si può costruire se si osservano alcune regole. C'è pure nella Costituzione americana la felicità, ma c'è una cosa che noi ci rende davvero felici. Il quiz di Cannoletta, che oggi è dedicato a Marco Balzano. Giusto? Ho un po' paura. A Marco Balzano, tu hai dimestichezza con le parole, quindi non la faccio. A te la domanda sicuramente conoscerai la risposta, anche perché la parola che ho scelto oggi è il tuo cognome. La parola Balzano, non svelare, quindi agli affetti stabili. Noi usiamo la parola Balzano quando si parla di idee bizzarre, no? Diciamo un'idea balzana, un tipo balzano, ma in realtà letteralmente Balzano si può anche riferire a un concetto specifico, anzi a un qualcosa di specifico. Se dico Balzano mi posso riferire letteralmente a un edificio, può essere un edificio balzano, un ponte balzano, un animale balzano, o un albero.
affetti stabili, avete 30 secondi per consultarvi e darmi le risposte e via. Ci dobbiamo anche consultare. Diteci tutto. Allora, Jessica. L'albero, un io dico un animale. Che fa le balzane. L'albero, noi diciamo l'albero. Io dico un animale. Albero, albero, Mimma dice un animale. Mazzancella? Anch'io un animale. Che fa sul balzano, suggerisce. Quindi siamo sul 50-50. No. Però falli vincere per una volta. Li facciamo vincere per una volta. Dai. Serena mi ingiunge di farli vincere, quindi accettiamo la risposta di Mimma e di Mezzancella. Perché il balzano è un animale, esattamente. Esattamente, è il cavallo. Un cavallo è balzano, cara Serena, quando... E alla, sulla Mimmo, zampa. Un certo tono appena arrivata subito vinto subito. Quando sulla zampa cambia colore, cioè in pratica gli animali quando hanno sembra che abbiano i calzini o gli stivali sono animali balzani in buona e sostanza. Sono anche ed è anche una razza di cavalli poco poco domabile, ecco. Come è bellissimo, che... lo dico per restituire. Cosa c'entra la felicità? Una parola e quattro storie. Questo al volo. Sì. L'ultima curiosità: perché happiness? Gli anglosassoni, che sono un popolo, diciamo, molto volitivo, collegano la felicità invece all'accettazione. No, non è che la colleghino esattamente all'accettazione, però happiness deriva dal verbo happen, che vuol dire accadere. Ah, certo, la radice giusto. È quella, no? Dobbiamo immaginarci un po' la mela di Newton, è presente quando quella dopo... Che cade quella che gli cade l'albero. In testa. Ecco, la questione è questa, che la felicità è una caduta, secondo la storia che racconta questa lingua. È qualcosa di imprevisto che ti succede, è la mela appunto che ti cade sulla testa. O non è prevedibile e quindi è bene che l'uomo moderno, benché sappia così tanto governare tutto, visto che il caso non è prevedibile, si dia un po' una calmata, diciamo così, oppure bisogna essere intelligenti come Newton e nel caso, cioè in quel fortuito evento per cui una mela ti cade in testa, tu sei così bravo, così intelligente da collegare i tuoi studi, quello che sei, con quell'occasione. Che è una parola che ha la stessa radice, perché occasione vuol dire ciò che ti cade davanti. Ma hai fatto il programma con Massimo. Ma grazie pure Marco Balzano, ma grazie sicuramente rendere felici gli altri è un elemento di felicità. Sì. È la base. È la base della felicità.